Ciao carogne, fate uno scherzo a quegli infami dei miei vicini di sotto, sì, che buttano l'umido nei sacchetti di plastica, rendendo completamente inutile la raccolta differenziata del palazzo. Il comune fornisce gratuitamente delle buste biodegradabili, ma loro se ne fregano e buttano tutto insieme, e tanti saluti. No. Avvocato Pistacchio, li faccia smettere. Round one. Mamma mia. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora, la sto chiamando dall'ARPA, Regione Puglia, buongiorno, mi scusi il disturbo. Dica. Sì, mi scusi, guardi, la chiamo per un problema relativo alla raccolta differenziata nel suo comune, Palla del Colle. Sto qua con l'avvocato che è venuto dal ministero apposta per occuparsi di questa questione legata alla differenziata. Beh, è stato segnalato che nella vostra unità abitativa la differenziata non viene effettuata, che continuate a buttare le cose nei sacchetti di plastica. No, questo non è vero. Questo ci è stato segnalato dall'azienda della raccolta, signora. E io non so. No, ma cioè nella zona, non lo so dove. O noi personalmente, non lo so. Allora, guardi, io qua mi hanno segnalato il suo numero da chiamare lei. Poi sto qua con l'avvocato, la faccio parlare con l'avvocato, che questo non è così di mia competenza. Comunque, è stato segnalato dall'azienda di raccolta rifiuti che lei e il suo marito continuate a buttare la spazzatura umida dentro i sacchetti di plastica. E quindi questo vanifica completamente il senso della raccolta differenziata, signore. Se mi mette la plastica dentro l'umido, non è né plastica né umido, capisce? E su questo ticket la Regione Puglia, l'ARPA in questo caso, deve aprire purtroppo un procedimento penale, diciamo. Ma guarda, cioè non lo so, guarda, non guardi, mi sembra una cosa nuova questa. Signora, è vero o no che lei usa la busta di plastica per buttare la spazzatura umida? Ogni tanto non si può fare. Quando magari non ho quelle altre buste. Signora, ogni tanto non si può fare. Se mi mette la plastica nell'umido, qua se ne va tutto a carte 48. Io adesso le passo l'avvocato Pistacchio, che è arrivato apposta dal ministero da Roma, e adesso le spiegherà che come dovrà procedere dal punto di vista legale. Mi attendo un attimo in linea. Grazie, buona giornata. Grazie. Round 2. Pronto? Signora, qui abbiamo un problema molto grosso. Noi stiamo facendo proprio a tappeto, stiamo controllando un po' i boscimani, diciamo, del sud Italia, che non rispettano, come può ben immaginare, le leggi e le regole, insomma. Signora, questo è un problema molto grave. Addirittura. Signora, è l'Europa che ce lo chiede, cioè noi abbiamo fatto finta di niente, però si sa com'è, no? Al nord è un altro pianeta, al sud voi pensate di vivere su Marte e non rispettate le leggi. Non è mica tanto vero, signora, io le garantisco che tutte le segnalazioni che riceviamo di zozzoni che non seguono le regole arrivano sempre dal sud, sempre, mai dal nord. Noi qui, allora, io sono dovuto scendere giù, tra l'altro, che è una cosa che mi infastidisce, puzza, robe varie, per mettere un attimino a posto la situazione. Non lo so, e come funziona la situazione? Signora, deve pagare. Già pagare. Devo pagare. Deve pagare, deve firmare dei documenti dove lei promette che da adesso in poi userà i sacchetti idonei. Non lo so, dove si svolge questa situazione? Dove? In che senso? Sul comune, uno dove deve andare a parlare, a firmare. No, io le mando. Allora, lei ha parlato col funzionario prima, glielo mando a casa. Se vuole, signora, se non vuole pagare, allora dovrà fare dei lavori forzati. Lavori forzati? Lavori forzati? Beh, sì, insomma, socialmente utili. Socialmente utili, sì. Lei si rende conto che il pianeta Terra, a causa di persone come lei, sta veramente è compromesso ormai, lo sa, lo guarda il telegiornale, lo vede sul riscaldamento globale, cambiamenti climatici, i cheeseburger, cioè sono robe che stanno devastando il pianeta, signora. Cioè voi prendete i singoli cittadini, certo, anziché le grosse industrie che le fanno. No, non iniziamo, signora, noi andiamo anche non iniziamo. Rompiamo il culo anche a quello, signora, cioè non guardiamo in faccia a nessuno.
Niente, allora come funziona? A quanto ammonta la multa? Me lo sa dire? Allora, noi abbiamo fatto un'indagine e praticamente lei una volta a settimana almeno ha utilizzato i sacchetti sbagliati. E quindi calcoli che sono 34 euro per sacchetto, siamo intorno agli 875 euro. Scherziamo. Signora, lei è una zozzona, non è colpa mia, mi scusi. La sporcaccione è lei, non io. Guardi, sono laureato. Io sono un pochettino i termini. Signora, io sono laureatissimo. Io sono laureatissimo, quindi mi dia del lei. Va bene, può essere laureato, però no, può dire i termini. Laureato è una cosa, io sono laureatissimo. Capito? Signora, può essere laureato quanto vuole. Capito, ma se lei è una sporcaccione, non si deve arrabbiare con me, mi scusi. Come intende pagare questi 800 euro? Ma non saprei, guarda. Allora, signora, la prossima volta che lei si mette a buttare la roba nei sacchetti sbagliati, ci penserà 300 volte, giusto? Va bene, come si svolge la situazione? Adesso, Adesso le ripasso. Il comunale viene, non lo so. Le ripasso il responsabile, così vi accordate. Signora, non faccia più la sporcaccione, però, per favore. No, ma quale sporcaccione? Abbia pazienza, sono laureatissimo, signora. Abbia pazienza. No, no, lei ha detto abbia. No, mi dà del tu. Quindi signora, per favore, io capisco che siete sottosviluppati ancora nel sud Italia, che non c'è proprio non ci arrivate a certe cose. Bisogna cambiare, signora, è il momento di cambiare. Mi sta offendendo in un modo pazzesco. Non lei, io offendo in generale, per me da Roma in giù fuoco e fiamme. Per me, signora. Ma che va peggio, signora. Vabbè, le passo al funzionario, mi sta facendo innervosire. La roba mi parte il nervo, le passo al funzionario, un attimo solo. Sti terroni, porca. Ma quale terrone di merda? Questo deficiente terrone. A lui. Signora? Buongiorno, sono il nuovo Musumeci. Allora, niente, l'avvocato mi ha lasciato in consegna di procedere alla raccolta del pagamento oppure di sottoporla diciamo, ai lavori socialmente utili per accumulare la cifra necessaria a pagare la multa. Ma non lo so, ma vediamo, non lo so come si procede alla situazione. Allora, qua c'è una multa che adesso al momento è calcolata intorno agli 875 euro che lei può pagare eventualmente in 12 rate con un interesse dell'11% perché comunque diciamo è un pagamento dilazionato che non viene coperto dalla nuova legge 404 del governo, oppure può svolgere lavori socialmente utili per il comune di Palo del Colle o per altri comuni della provincia di Bari finché non raggiunge l'ammontare della cifra. E mio marito di 83 anni può fare i lavori socialmente utili? Immagino di no, signore, quello è socialmente e inutile. E allora come facciamo? E lei non può fare niente, quanti anni ha tiene lei? No, io ne ho 77. 77, guardi, così a occhio, l'unico lavoro che ci potrebbe essere domenica mattina... C'è da lavare il culo a questo cammello. No. Signora, va. È uno scherzo della radio. Uno scherzo di Radio 105, signora. Lei è nello zoo di 105. Signora. Buttato su. Signora. Non fare il culo. Come il cammello. Domenica mattina. Oddio. Mi sono visto proprio questo autolavaggio con il cammello fermo e la signora con il cammello di Bari. Di Bari, famosissimo. Beh, il simbolo della città, no? Si scherzava, ragazzi.